contenti di iniziare il primo giorno di scuola qui in spiaggia? Sì. Eh? Sì. Ma domani tutti in classe? Sì, purtroppo. Tutti al mare il primo giorno di scuola, facendo sport. Il modo migliore per ritornare tra i banchi senza troppi traumi. 170 bambini delle quarte e quinte elementari della scuola primaria Piccini di Bari si sono cimentati in diverse discipline sulla distesa sabbiosa della spiaggia cittadina per eccellenza, pane e pomodoro. 8 classi divise in 10 squadre si sono affrontate in match di beach volley, beach soccer, palla tamburello, staffetta e frisbee, un modo diverso per salutare le vacanze sotto un sole ancora estivo. Non ti piace studiare? No. Quindi tutti i giorni qui a pane e pomodoro? Sì, magari. Tutti al mare perché vogliamo che l'inizio della scuola non sia traumatico, la scuola deve essere attraente e vogliamo che i bambini inizino con un'attività che noi facciamo abitualmente, per cui è un normale giorno di scuola, di una scuola che appunto si attrezza per dare il meglio con tutto l'entusiasmo che ci caratterizza. Anche qui si sconta il taglio agli organici con conseguente accorpamento delle classi e sovraffollamento delle aule. Abbiamo fatto salti mortali, spiega la preside, per assicurare le attività collaterali che questa scuola organizza e che diventano essenziali in una zona crocevia dei quartieri Murat, San Nicola e Libertà che per i piccoli non offre molto, soprattutto attività sportive dedicate alla scoperta del territorio. È proprio l'ambiente mare che caratterizzerà il percorso antropologico e ambientale e quindi abbiamo legato le attività sportive a questo contesto, che è quello del luogo che deve essere conosciuto e apprezzato. Poi il tutto sfocerà come attività di avvio per un giornalino online che i nostri bambini hanno avviato dall'anno scorso e quindi allegramente partiamo insomma in questo modo. D'altra parte le cose che ci piacciono di più sono quelle che vogliamo ricordare. Giulia, 8 anni e mezzo precisa, è al suo primo giorno di scuola in una città non sua, si è appena trasferita da Napoli ed è al settimo cielo. È divertentissimo, è troppo bello. Sei contenta? Sì, non pensavo che era così. Nella mia scuola invece rimangono in classe a conoscerci invece di giocare a calcio, a beach volley, è bellissimo, è divertentissimo. Benvenuta a Bari. Grazie, ciao.